Ma diciamo che queste partite non sono mai facili perché poi tra l'altro sono tornei che sono sempre tante volte anche abbastanza complicati da affrontare e anche perché diciamo che queste partite 45 minuti poi con un mix di giocatori una cosa e l'altra per cui diciamo che non hanno poi un grandissimo peso anche se comunque contro squadre importanti perché sia Celta Vigo che contro il Milan sono due sicuramente formazioni di alto livello. E credo che poi col passare del tempo e con il susseguirsi un po' della gara abbiamo fatto comunque una buona prestazione, per cui penso che sia servito soprattutto anche a far ruotare un po' tutti i giocatori della Rosa e soprattutto a mettere minuti nelle gambe, che è quello che per noi in questo momento interessa. Sì, io penso che anche la prima partita abbiamo disputato un'eccellente prova, perché è vero, forse eravamo un pelo inferiori sull'aspetto tecnico, sul palleggio, come hai detto tu, però abbiamo creato delle buone occasioni e quindi penso che non sia da cancellare. Credo che questo sia proprio per noi anche un test importante, soprattutto per questo motivo, perché abbiamo anche la necessità piano piano di far giocare soprattutto quei ragazzi che magari oggi finora hanno giocato meno. E credo che questo sia uno dei motivi appunto di cui bisogna fare molta più attenzione, perché oggi abbiamo bisogno di quasi tutti i ragazzi, perché dobbiamo sicuramente cercare di giostrare nel modo migliore. E credo che queste partite, soprattutto in partite di un certo tipo contro avversari, perché il Celta Vigo è una squadra che fa l'Europa League e il Milan è una grande formazione, per cui ci può servire sicuramente a migliorarsi sempre di più. Ho fatto tutte e due le partite intere. A parte questo aspetto, penso sono soddisfatto delle mie partite. È chiaro che ancora devo migliorare su molte cose, soprattutto sull'aspetto tattico, però mi metterò sotto e in allenamento cercherò di coprire le lacune che ho. Ma sì, diciamo che non sono una mezzala di corsa, però mi impegno a fare anche quello e penso di riuscirci, devo solo migliorare e allenarmi anche su quel ruolo. Ma nella crescita ancora all'inizio, penso che è un ambiente nuovo, un calcio nuovo e dovrò sicuramente abituarmi in fretta per stare insieme ai compagni, sia fisicamente che sotto l'aspetto dei tempi di gioco e di tutte le cose che fanno parte della Serie A. Ma le sensazioni sono sempre positive, perché credo che da parte nostra c'è sempre un po', sappiamo un po' quello che è la formazione, quello che è il valore della nostra squadra. È chiaro che sappiamo anche il valore della Stella Rossa, perché è una formazione forte. Mi sembra che oggi abbia vinto 3-0, credo, in campionato. Le difficoltà siamo conoscenti di quelle che possono essere, però d'altra parte abbiamo talmente tanta voglia di giocare questa Europa League con tanto entusiasmo, per cui siamo anche certi che daremo il massimo e siamo certi che comunque faremo una buona figura. Ma il gruppo è molto tranquillo, sereno, consapevole di essere un'ottima squadra e sempre con la testa sul lavoro, quindi noi disputeremo, andremo a affrontare questa gara, sarà difficile, però siamo fiduciosi e sono sicuro che faremo un'ottima gara.